Siamo con Zanotto Gabriele del Cesena. Beh, un peccato averla persa proprio nei minuti finali, perché comunque secondo tempo eravate riusciti a pareggiarla, a portarvi sul 3-3. Un peccato, forse un gol, forse meritava anche il pareggio. Sì, effettivamente stavamo cercando di vincerla la partita, no, il pareggio ci stava un attimino stretto per come si era messo il secondo tempo. Abbiamo provato ma ci è andata male, abbiamo sbagliato 3-4 gol e poi dopo diciamo che il calcio è così, quando cominci a sbagliare troppi gol prima o poi l'avversario te ne fa uno e alla fine l'abbiamo preso. Ecco, pensi sia stato giusto un episodio oppure c'è qualcosa da migliorare magari anche a livello di concentrazione nei minuti finali? Sicuramente tanto da migliorare, perché abbiamo fatto un primo tempo comunque un po' spento e ci siamo creati le nostre occasioni, sì, ma abbiamo lasciato troppi mezzi palloni lì a loro e troppe disattenzioni, poche chiusure, insomma abbiamo fatto parecchi errori sia mentali che di tattica. Disattenzione sicuramente, però dobbiamo anche metterci qualcosa di più a livello fisico, perché siamo andati un po' in debito il primo tempo e poi siamo venuti fuori a distanza, dovevamo tirar fuori un po' con i cosiddetti attributi un po' prima. Classifica abbastanza tranquilla la vostra, cercherete di raggiungere la salvezza prima possibile? Sì, puntavamo subito a toglierci questo pensiero, non ci siamo riusciti oggi, dobbiamo farlo il prima possibile, almeno da toglierci qualche soddisfazione, più che altro cominciare a giocare per divertirci comunque, perché con la pressione di questa cosa che incombe comunque delle squadre dietro non è bello giocare, comunque non si è tranquilli. Grazie mille, in bocca al lupo per grazie il campionato. Grazie a voi, buona serata, grazie.